again. Now I just feel this fear is eating me inside now. I prossimi giorni li abbiamo trascorsi insieme. Lui si è allenato molto. Sembrava cambiato, cioè il Massimo che ho conosciuto. E non abbiamo più parlato di quella cosa che è successa. Prada, su, fai la buona, shh. Lì, buona, seduta. Seduta. Bambolina, lasciala andare. Vieni qui. Assolutamente no, Massimo, lasciami. Che fai? Mi butta sul divano. No, 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 ti prego. Nacho, smettila. Massimo. Che cosa hai detto? Io... Le mani di Massimo stringono i miei polsi con tanta forza che dopo un po' grido di dolore. Massimo, mi stai facendo male. Come mi hai chiamato? Lasciami. Mi lascia andare e si alza. Va in sala da pranzo, poi torna, afferra un vaso di fiori e lo lancia contro il muro. Cos'è successo a Tenerife? Mi dispiace. Rispondi a quella dannata domanda. Non è successo niente a Tenerife. Perché il suo nome? Non lo so, ultimamente ho sognato molto e poi ho sognato quello che è successo e forse non lo so perché il mio subconscio sta ancora vivendo quello che è successo a Tenerife, quando mi hanno rapita e poi... Ti ha baciata? Prendo il cane e vado in camera da letto. Vedo Massimo, nudo, che agita in mano un bicchiere. Ammettilo, Laura. L'ha fatto come piace a te. L'hai lasciato. Ti prego, Massimo, lasciami andare. Il ronzio della sua voce è così terrificante che afferro il cane e lo abbraccio forte. Davvero pensi che io sia andata con... Non me ne frega niente di quello che hai da dirmi. E tra un minuto ti punirò. All'improvviso corro. Sento i suoi passi dietro di me. Corro in cucina e prendo le chiavi dove Massimo le ha lasciate il giorno prima. Non aver paura, pallina. Ti verrò a prendere, ok? Rassicuro il cane. Vado in garage, prendo la macchina. E una volta entrata premo l'acceleratore. Prendo il cellulare e chiamo il fratello di Massimo. Che succede? Si è ubriacato di nuovo e ha cercato di... Lui ha provato ancora. Dove sei? Sto andando via. Vado in aeroporto. Ti raggiungo subito. Raccontami cosa è successo. Gli ho parlato ieri sera. Calmati, Laura. Beh, forse ho parlato troppo. Ma da quello che ho capito si trattava di Tenerife. Stavamo giocando, eravamo sul divano e invece di fare il suo nome ho fatto il nome di Nacho. Non so perché l'ho detto. Poi mi sono svegliata nel cuore della notte e lui era seduto in camera da letto, ubriaco. Penso che ci fosse un sacchetto di polvere sul tavolo accanto a lui. Voleva farlo di nuovo. Ieri ho mandato le guardie a cercare Massimo. Lui ha distrutto la casa. È finita. È davvero finita. Voglio il divorzio. Laura, non puoi fargli questo. Non posso farlo. Bene, guarda. Guardami. Come immagini la mia vita con lui dopo tutto questo? Guarda, guarda i lividi. Guardali. Dovrai essere tu stessa a parlargli della rottura. Certo che lo faccio. Glielo dirò io stesso. Non so se questo lo fermerà di nuovo. Again, my walls are closing in.
Stai cercando delle voci per trasformare il tuo libro in audiolibro? Oppure per uno spot? Oppure per un doppiaggio? Scrivi a Giulia Segreti e Marco Cognigni, le due voci più famose del web. Vieni ad ascoltarci nel canale YouTube di Giulia Segreti e di Barone Marchil. Siamo anche su Facebook e su Instagram. Che aspetti? Dai voce alle tue emozioni. E ricordate, è come vedere un film ad occhi chiusi.